Hi guys, and welcome back to another video. I'm Nasty Leo, and I am an official maestro of content for Looney Tunes World of Mayhem, and today guys, we are gonna complete the final Omega Chungus Chunga Clismic and also the Cosmic Chaos campaign. We are gonna try it. So I'm gonna split this live into two video on YouTube, but I have so many social. Right now I'm live on Twitch. You can come and find me and participate to all my live stream, and maybe you will appear, of course, in the YouTube video. So you can also come and find me, of course, on YouTube. If you are here on Twitch right now, go on YouTube, smash that like button and subscribe to the channel to see all my content. And another, I'm also here, and I am also here on Instagram. And like I said, I am an official maestro of content. So after that, I guess that we can jump into the video and talking about Omega Chungus campaign. Now we have the Omega Chungus chapter 8. Probably it will be very hard. So let's start from the easy part. This part will be very easy. Also guys, let me remind you that every 2 weeks I will produce a giveaway in which you can, of course, participate. It's just up to you. You can just come to my live stream and maybe you will earn some gems, 1000 each time you come out into the giveaway, and you can earn 1 golden ticket each time you come out on the Nasty Wheel, and you can win also 100 cosmic pieces. Another crazy guy in the street spamming klaxon. And you can also win 1000 of this. And you can also have a free attempt to my Nasty giveaway if you find big treasure into the YouTube video. Buonasera Nasty, ciao Antonio, come va? Okay.
Let's go. So, let's buy some energy. Tutto bene, grazie. Ho notato che l'atto 7 del caos cosmico è più difficile. Adesso ci arriveremo e vedremo insieme cosa si può fare, almeno con il mio budget di super tour. E purtroppo adesso sono appena tornato dal karate. Sono un po' stordito veramente. Però dovrei avere le forze di arrivare fino alla settima campagna. There we go. Anto, tu stai sul gruppo? Allora, quali social hai? Giusto per capire. Hai Telegram, Discord, YouTube, ovviamente, Twitch. Quale tra questi?
Comunque, mo ti mando il link. A questo link trovi tutti i miei social e i vari gruppi. Se ti può interessare entrare a far parte di un gruppo di giocatori che sono abbastanza attivi, devo dire. Hello! There we go. There we go, guys, and we completed the Omega Chungus Tune Up Chapter 8. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Questa purtroppo sarà l'ultima campagna in assoluto. Non ne avremo altre così. Per quanto riguarda il signor Chungus. And now we have the most difficult act. Let's go. Bring any tune, and of course I will go with Daffy Duck. Thank you.
Ancora questa parte è molto semplice. Let's exchange him for the... Oh. No, the only one that we can exchange is the most powerful one. Easy. Act 4. Thank you.
la Nico. Come va, Nick? Ah, grandissimo. Quindi ora puoi giocare. Ciao Fabri. Come va, ragazzi? Comunque, dovrei essere riuscito ad aggiustare i punti, quindi se volete fare le vostre verifiche, fatele. Ti ho fregato questa volta, Nico. E il tesoro, devi usare i tuoi punti. Anzi, direi. Tranquilli, oggi mi sto organizzando, sto prendendo appunti delle cose che mi dimentico e che noto che devo aggiungere. Ecco qua, vedi? Tutto funziona. Ma come tra 7 giorni finisce la scuola? Che scuola fai, Nico? Non si va fino al 9? Ah, ti sei contato i giorni totali? Beh, anche se ti sei contato i giorni totali, dovresti averne di più. Bella watch. Bonsoir. Ma come fino al 1° maggio? Il 1° maggio è stato 20 giorni fa. Ah. Beh, è comunque strano perché insomma la scuola in genere finisce il giorno 9, giorno 8, giorno 10, giorno 11. Ma sì, dai. 10 giorni di vacanza in più. Ah, è vero. Comunione. Hello, welcome to the nasty stream.
Funziona tutto. Ricontrolla giacché. There we go. Yes. Ho fissato un po' di cose, quindi... There we go. Stai vedendo se salgono oltre gli 11. Che voglio migliorare questa animazione. Grande tiranno. Come va? Oh, nel frattempo mi sono distratto e mi hanno decimato il team. Dunque. Allora, vediamo che dice Tiranno. Non so se è aggiornamento nuovo di Twitch o sono io che l'ho scoperto troppo tardi, ma adesso riesco a metterti in modalità schermo grande con tanto di chat visibile. Non lo so in effetti, perché è un po' di tempo che non seguo le live dei colleghi. Dopo andrò a seguirmi qualcuno per vedere.
Oddio. Sto sempre che one shot di contrattacco, però. Watch si sta dando lo shock. Faccio tutto a posto. A posto. Funziona. L'ho fixato. Very close. E qui può darsi che si fermerà. Questa è sempre la famosa battaglia semi impossibile. Buono. Allora.
peccato. Very close. E niente, vabbè, in realtà non mi interessa più di tanto, perché insomma con questi token ci posso fare ben poco, ormai l'evento è finito. Credo che abbiano aggiunto qualcosa di interessante. Abbiamo season. Allora, becchiamoci questi intanto. Poi credo che converterò tutto a ticket ormai. Tanto la season finirà a breve, queste sono inutili da comprare. Ah cavolo, l'hanno messo così regalato a 60. Questo è da prendere appunti, perché a questo punto si può raggiungere tranquillamente le 60 cosmiche per prendere il nuovissimo tune della season. Questa cosa ce la segniamo. 60 CS token. Oltretutto, questo è stato uno scam. Ah no, perché io questo l'ho vinto con 50 di questi token, quindi... Però siamo lì. Però a questo punto, l'ultimo giorno, pare che uno possa fare quello che vuole alla parte finale dell'evento. E questa è una novità da non sottovalutare. So, for what concerns this token, I will suggest you guys to save them. Because on the final week of the season you will be able to choose whatever you want. So of course it's more worth to wait the final week. So you have to wait basically 2 months. You have to be patient for 2 months and then you will be able to take 1/7 cosmic star on whatever tune you will want. And so guys, I will go on super ticket. Andiamo a farci un giro di super ticket, giusto per fare più atomi di quanti ne ho. Let's go. There we go, no jackpot for us. Yes.
Allora, questa è una bella domanda, Fabrizio. Io direi su di lui. Per un fatto considerevole. E praticamente se tu hai bisogno di un attacco infinito, te lo può dare solo lui. E Willy. Attenzione, signori. Colpo di scena, tirannosauro 1, 2, 3 si iscrive al canale per 13 mesi, abbiamo superato un anno e addirittura abbiamo l'abbonamento serio. Bella, tiranno. Hai conquistato la copertina del video di YouTube adesso. Sì, io andrei su Willy. Cioè lui, Willy è un toon da fortissimo late game. Cioè, andando in fondo al late game, e lui ti one shotterà qualsiasi cosa. Ha un attacco esponenzialmente alto. Io personalmente sceglierei Willy. Poi non so, vediamo il parere degli altri. Ho perso 3 ore a capire come si faceva l'abbonamento serio, ma ce l'ho fatta. Bella, tiranno, ti ringrazio tantissimo. Gigi. No, io andrei su Super Willy. Wile E. Coyote, Super Genius. Sceglierei lui, ragazzi. Poi, non lo so, aspetto un vostro parere. Io, come avete visto, ho puntato su un qualcosa di veramente diverso. Provai a prendere lo scambio, fui fortunato settimana scorsa a prendere, diciamo, le 7 cosmiche su Super Rabbit e mi andò bene così, quindi vabbè, in quel caso ovviamente se uno c'ha già 6 cosmiche su Willy è ovvio che per, diciamo, ampliare il potere della squadra punta sull'altro, insomma è scontato questo, dipende un pochettino come, ok, no, se ne hai 4 allora ti troverai ad avere un Looney Tunes che ti shotta qualsiasi cosa, secondo me. Poi insomma valuta tu. Io comunque la mia situazione la sapete, ho 6 cosmiche sul Chungus che mi sono uscite per pura fortuna da 5000 di questi qua, perciò io dico non ne vale la pena utilizzare 37.000 di questi token quando ogni volta che uno ci prova si becca un 6 cosmiche, poi insomma è tutto a scalare, prima o poi vi esce almeno tutto a 6 cosmiche. No, allora ripeto il discorso che ho fatto prima. Praticamente se seguiranno questo schema, invece è detto Fabrizio, prima o poi per forza di cose tutti i tuoi toon, no, anche se si ripetono all'infinito, quei token si vanno a sommare e si riciclano, quindi per forza di cose prima o poi ti sale tutto a 6 cosmiche. Quindi per me è uno spreco assurdo sprecare 37.000 token per fare una scelta mirata. Ripeto, questo dipende sempre dagli obiettivi. Se uno vuole stare perennemente nel competitivo,
allora uno spreca tutte le proprie risorse per maxarsi un team. Io che non gioco in competitivo e che non mi interessa perché tanto ottengo gli stessi risultati di chi gioca in competitivo, sprecando molte più risorse, sprecando molte più energia, più salute pure secondo me, perché insomma stai sempre lì con l'ansia della guerra, fai le cose, cioè io sto veramente tranquillissimo nella nostra gilda media perché vinciamo tutte le guerre, insomma lo sapete già quello che penso. Sì, prima o poi esce Fabrizio, è questo il discorso. Dipende che cosa vuoi fare tu. Se tu vuoi starti in una gilda competitiva, magari rischiando il più delle volte di arrivare al quarto posto, terzo posto, eccetera, e vuoi sperare di farti tu i team forti così puoi collaborare, eccetera, punta sul competitivo. Però se vuoi fare una vita più rilassata, secondo me cambia gilda, mettiti in una gilda come la mia, vinci tutte le guerre in automatico e a lungo andare che cosa succederà? Che tu avrai recuperato un sacco di risorse in questo modo, perché tu considera, tu spendi 5.000 token di cosmiche che ti possono far uscire la sesta e la settima stella, e quando potresti farne uscire un sacco di 6 cosmiche. Secondo me è meglio avere molte più 6 cosmiche che avere una singola settima. Ok, se stai in una gilda media, io ti consiglio di massimizzare le tue risorse, di non farle convergere tutte su team unici. Questa è la mia politica. Non investo mai tutto in un team. Per me non ha senso. Prima perché i team escono ed entrano fuori dal meta. I team non sono sempre competitivi, perché ogni volta esce un team nuovo, bisogna stare dietro al team nuovo. Non è proprio facile. Io punto su cose più relax. Qui come li uso questi 3.000 token? Qui c'era una ruota. Vabbè, direi che purtroppo, l'evento Chungus va al termine e vorrei terminare questa cosa facendovi vedere il mio team Super Hero. Let's go. Dove sta? Ma perché non mi fa selezionare? C'è qualcosa di molto sbagliato. Super Toon. Ah! E finisce molto bene, tra l'altro. Certo. E quello che sto dicendo dipende dal vostro obiettivo. Allora, vediamo che dice Tiranno. No vabbè, c'è stato un aggiornamento sicuro di Twitch. Adesso hanno aggiunto una barretta sui messaggi delle altre persone. Posso cancellare il messaggio, silenziare, bannare. Ma non è che hai aperto la schermata moderatore e non c'entra niente. Vai Fabrizio, tanto ti becchi 6 cosmiche sicure, poi non uscirà magari il turno che vuoi, però io apro sempre gli altari 6 cosmiche. Sì, ma è fantastico questo Mega Chungus. Tra l'altro adesso ci siamo meritati un bel power up. Vai Fabrizio, facci sapere che esce. Abbiamo già il power up
azzurro massiccio. E purtroppo mi mancano i token, quindi mi mancano i token di attacco per poter continuare, ma credo che entro fine settimana, ragazzi, lo portiamo proprio al top del top, questo Big Chungus. E poi mancheranno i gadget, ovviamente. Sì, è praticamente perfetto. Su Willy Joker. Ecco, adesso comunque hai un rimborso di stelle, diciamo. Anche se... Aspetta, vediamo che dice... Allora, Nasty no... Prima dovevo andare nella schermata. Moderatore. Ah. Chissà se c'è anche a me questo. Cioè, sicuramente ci deve essere anche a me. Dai, son contento che stiano migliorando ancora il servizio. Almeno. Praticamente al prossimo altare verde ne giro un altro. Per questo gli ho detto. Per questo gli ho detto. Fabri, cioè. Hai la possibilità di aprirne molti, capito? E più ne apri, più hai possibilità. Comunque, già che devo. Aggiornare. La lista. Dei sub Twitch e mettere al nono del mese Tirannosauro 1, 2, 3. Yes, vai Fabri, dici tutto. Per questo dico, non ha senso sprecare 37.000 token. Ma dove? 140? Ma pazzo! È un Willy dopato. Mamma mia, sicuramente disciotta tutto. Ehi Fabri, mi devi fare un video, eh? Mettimelo contro una squadra massiccia. Vediamo che cosa è in grado di shottare. Ma sì ragazzi, cioè, aprite le ipernove. Io le apro sempre. Cioè non aspetto mai. Ma questi sono troppo forti, oh. Che è successo? Ho sbagliato team. Hai visto? Cioè, io mi sentirei soddisfatto, infatti. Secondo me era quella la scelta migliore. Tu targetti uno e sai che vuole o non vuole, se ne deve andare via dal gioco. Cioè adesso che diventa qualcosa di assurdo proprio. Hai visto Tiranno? Hai visto? Questa è la prova che vanno aperti gli altari normali, ragazzi. C'è un motivo se studio matematica, scusate, eh? È la scelta migliore. È la scelta migliore. Lo dirò sempre.
al di là del fatto che tu sei fortunato o meno, al di là di quello. Ovviamente lasciare l'automatico su questo team schivata non era una mossa furba. La Fabri, pure tu sei studiato allora. È la scelta migliore in generale, questo posso dire. Poi ovvio che la cosa può mitigare a seconda degli obiettivi. No, è la scelta migliore matematicamente. Poi ognuno può decidere sulla propria esperienza di gioco, ma a livello matematico è la scelta migliore. Per un risparmio di risorse e per una convergenza sicura ad avere di base tutti i Looney Tunes a 6 cosmiche. È lento, ma converge. Se volete vi imposto un limite, ragazzi. Non ci vuole molto. Non serve neanche mandarlo a infinito, perché insomma i Looney Tunes sono finiti. Quindi basta aprire, per dire una a occhio e croce. Aprendo un 500 di quegli altari, sicuramente becchi quasi tutti i toon più interessanti a 6 cosmiche, sicuramente. Cosa che avresti già fatto da tempo, Watch, se avessi rinunciato a un paio di 7 cosmiche. Tu a quest'ora, per quante ne hai aperte quelle cose lì, avresti praticamente tutto a 6 cosmiche. No, ma quelle arrivano, ragazzi. Cioè, più andate avanti, più è facile fare risorse. È questo che non riuscite a comprendere, secondo me. Più andate avanti, più è facile fare risorse, perché poi i token si rimborsano e converge sempre più velocemente. No, non si tratta di 10 anni, Watch, non ti preoccupare. Molto di meno. Anzi, la pecca è stata che hanno tolto quegli eventi regionali, infatti, e avevano dato proprio la svolta al modo di droppare le 6 cosmiche. E perché io in quel periodo facevo proprio un sacco, aprivo altari a go-go. Adesso uno si deve fare torto, non c'è niente da fare. Comunque, ragazzi, poi magari prima o poi faccio una puntata dedicata a livello matematico proprio a questo metodo delle 6 cosmiche, così vi tolgo il pensiero. Non è facile, perché poi devo portare tutto il discorso ad un linguaggio proprio basic e comprensibile, quindi prima o poi la faccio, perché mi interessa sia da un punto di vista matematico per me stesso fare questo studio, sia per togliere il vizio ai giocatori di sprecare tutte quelle cosmiche.
Bella, bella ragazzi. Allora, che cosa posso dire? Io sono contento molto di questo evento season. Sono contentissimo di questo evento season. E devo dire che ho fatto due colpacci. E cioè un Bugs Bunny perfetto, o al momento, e un Chungus, e qui che sto sempre a sottolineare, droppato a 6 cosmiche, pulito pulito, da un altare. E quindi tutti i miei Super Toon stanno messi quasi abbastanza bene, possono fare veramente un team buono al momento. E sì, poi abbiamo giustamente potenziato i samurai, i cacciatori, insomma, ci sta, ci sta. E non vedo l'ora, la settimana prossima, di presentare insieme a voi il nuovissimo evento season, perché credo ci sarà, giusto ragazzi? E quindi, ora, e ci fermiamo qui. E andiamo al video successivo.